Pronto, mi senti? Sì, la sento, chi è? Ok, mi scusi. Senta, io la contatto dagli uffici. Questi giorni saremo a... Abbiamo rilasciato dei preventivi gratuiti che possono darle l'opportunità, ovviamente, di risparmiare qualcosa in bolletta. Sì. Potevamo passare anche da lei? Non so, mi dica. Allora, dipende. La tariffa è di 7 centesimi. Con primo mese in bolletta gratuito e fascia monoraria. Sì. E che gestore utilizza in questo momento? Sa che non lo so, che non me ne occupo direttamente, se ne occupa Maria. Ah, ho capito. Un se vuole lo posso chiedere. Una consulenza. Sì. 10 minuti, il tempo di un caffè, il mio comunque consulente gli fa vedere il preventivo, vede l'ultima sua fattura e da quello comunque gli fa vedere sul nero, su bianco, quanto può risparmiare, ma se dove? C'è un risparmio ovviamente. Il problema è dove batterete voi? Ma capito, mi scusi. Dove batterete, dov'è che andrete voi? Allora, in pratica a me esce sullo screen del computer. No, è un errore. È sicuramente un errore, aspettato sì. Con tanto. Quindi è un'abitazione, un studio? È un'abitazione, è un'abitazione, è un'abitazione. È un'abitazione, sì. Ok. Via... No, Parioli. Ah, Parioli. Sì, okay. Sto qui vicino agli studi. Allora. Ti scusi, è lei di tutta... Per capire. Sì, mi scusi. Mi sente? Da dove la chiamo io? Io la chiamo da Napoli. In pratica. Ok. Ovviamente con queste sono schede che vengono aggiornate mano a mano. No, quindi in pratica se a lei è un'abitazione, la scheda viene aggiornata e si scrive abitazione e si scrive ovviamente via Parioli. Certo, questa è intestata direttamente a me, non so se vuole aggiornare. Sì, allora mi dica suo nome e cognome ovviamente. Cottanto. Abitazione. Cottanto Maurizio. Abitazione. Ah. Guardi, Costanzo Maurizio, arrivederci. A lei. Consigli per gli acquitti. Maria!